Bentornati ragazzi con una nuova parte di Majora's Mask. In questa parte dovremo fare dei numeri da circo per prendere le ultime strafei. Con la bravura scarsissima che mi ritrovo, penso di non riuscire a completare il tempo in questa parte. Mi ci vorrebbe davvero troppo tempo. Allora, siamo appena... Oh, ritorniamo... Eravamo poco fa ora in quella stanza famosa dove ho preso la nona strafei. Ora che abbiamo attivato il tubo rosso qui, dove possiamo vedere scorre l'acqua. Allora, sì, qui, ecco, vedrete laggiù che si è attivato un getto d'acqua. Ecco, ora non si vede, ecco, sì, ora lo vedete. Allora, con l'arpione, ecco, qui sul soffitto c'è un coso a cui aggrapparsi. Tadankete, eccoci qui. E adesso tiriamo questo coso per attivare l'altra pompa rossa. Però, attivando anche questa pompa rossa, bloccheremo tutto quanto il meccanismo del tempio. Ecco, come vi ho appena descritto, succede tutto quello che vi ho appena descritto. Il meccanismo del tempio si blocca! Adesso, cosa fare? Tirare l'interruttore giallo, spegnerlo. Così facendo avremo attiva solo la pompa rossa e il funzionamento del tempio cambierà tutto quanto. Girerà tutto in maniera opposta. Questo ci aprirà due nuove vie. Preparatevi perché ci saranno da fare numeri da circo. Ok, eccoci, vedete? Va tutto in direzione opposta adesso. Non ho neanche bisogno della Zora's Mask per ora. Anzi, la Zora's Mask per quello che c'è adesso è mille volte meglio se non la mettete, perché lo Zora ha l'abitudine di tuffarsi, anche di fare il salto a tu, il tuffo ad angelo anche quando non è necessario. Questo vi può compromettere alcune serie di salti importanti per raggiungere qualcosa. Allora, ritorniamo adesso nella stanza principale, insomma quella lì con le grandi pale eccetera. Ecco, adesso ruota tutto in senso opposto a quello di prima. Dunque, maschere, mettiamo la Zora's Mask, mettiamola tasto 2, vai. Tu Goron Mask va al tuo posto, molto bene. Trasformazione in Zora e Ale. Adesso le stanze che prima erano chiuse si sono aperte, quelle che prima erano aperte adesso sono chiuse. Ora la stanza in cui dobbiamo andare, ecco, è questa qui, che però io adesso non riesco a raggiungere. Vai. Sei pronti ragazzi? Ora ci toccano dei numeri da circo indescrivibili. Sono a corto di potere magico e non ne trovo da nessuna parte. Meglio iniziare subito con questi numeri da circo. Oh no, sono incastrato sulla piattaforma. Ma tu... Ah, una giara, molto bene. E un'altra giara, vai, ora abbiamo potere pieno. Via la Zora's Mask. E adesso... Signore e signori, Super Cosmo Shadow si esibirà nel numero dell'equilibrista. Salta, 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 vai! Grande. Ora con l'arpione qui miriamo questa torcia. Vai! Grandioso! E che strafei è? La decima, ne restano 5. Andiamo. Ok ragazzi, siete pronti per il bis, altro numero dell'equilibrista. Oh yeah. Dai, scendi. Oh, mi sta a prendere per fondelli. Va bene. Ok, signore e signori, numero dell'equilibrista, bis. Ta-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra, ecco bene. Allora, benissimo, ora proseguiamo fino a qui in fondo a questo corridoio e tiriamo una Ice Arrow lì, a quella cascata. Ta-tankete! Bloccheremo tutto quanto! Adesso se sbagliate, adesso se cadete di sotto dovete sprecare un'altra Ice Arrow, rifarvi il numero dell'equilibrista e ciao ciao. Adesso andiamo fin qua giù per prendere un'altra Stray Fairy. No, troppo... vicino. Andiamocene più lontani. Eccolo lì. Vai. Sì, ce l'ho fatta.
Eccola qui, la nostra undicesima Stray Fairy. Grande salto acrobatico. Che dicevo, numeri da circolo, equilibrista, salti acrobatici, cose impossibili. Con l'arpione e voilà, siamo alla stanza. Oddio, ragazzi, altro numero da circo adesso. Siete pronti? No, aspettate, ho fatto un casino, non dovevo passare qui sopra. Allora, ripassiamo qui sopra per far scendere questo con il nostro peso. Molto bene. Vabbè, se si rimette come prima, allora tu levati, che palle. E con la Zora's Mask scendiamo qui sotto perché c'è la dodicesima Stray Fairy. No. Allora, mi sta a pigliare piccù. No! Immergiti! Ecco, allora. Allora, vediamo un po'. Ecco, bisogna colpire sto barile con una precisione mostruosa. Vai! Ce l'abbiamo fatta! Fata sperduta ed è la... è la dodicesima. Bene. Adesso... togliamo la Zora's Mask che non serve. Dunque, analizziamo attentamente la situazione. Molto bene. Ci serve una freccia di fuoco. Qui ci servono le frecce di fuoco, sì. Tiriamone una qui. E madocca, inquadratura de merda. No, ecco, non era così da fare, perfetto. No, non era assolutamente questo quello che bisognava fare. Dovevo... ah, no, 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 no. Ecco, vabbè, sì, qui andava bene, no, ecco, ho dovuto... ho fatto una cazzata. Ho fatto proprio una cazzata, mi sa, ecco, sì, appunto, perché poi lì come ci torno? Allora, aspettate, facciamo un attimo, rimettiamo tutto come prima. Freccia di ghiaccio e ricongeliamo l'acqua lì. 7 minuti, oddio, ma è possibile che ci sto mettendo così tanto? Sempre io, sempre, sempre, sempre. Allora, adesso, strumenti. Freccia di fuoco. Ok, qui se non ricordo male. Ah, perché adesso qui si alza la cosa e noi possiamo bene, possiamo salircene in tutta tranquillità. Sperando che qualche mostro deficiente non ci faccia cadere. Allora, adesso osserviamo la situazione attentamente. Vediamo. No, ah sì, ecco, lì c'è da far con... vediamo un po', anche qui però ci sarà sicuramente del ghiaccio. No. Allora, si fa così, a questo punto. Chi è? Ah, sì, perfetto, ricordavo bene. Cioè, ricordavo bene cosa? Non ricordavo un cazzo, ora ho tirato a indovinare, sarò sincero. Numeri da circo anche con l'arco. Ok, questa parte, ragazzi, si intitolerà numeri da circo, bello e deciso. Bello e deciso. Ale, eccoli, abbiamo fatto un non sbloccato l'interruttore verde. Adesso, occhio alla radiomina vera che è qui, che cerca di buttarmi di sotto. Andiamocene qui sotto. Solo rupia, avrei preferito, non so, frecce, potere magico. Mi esplosa da dietro. Vabbè. Stray Fairy, la tredicesima che trovi. Molto bene, ora possiamo andare qui di sotto e... fare quella cosa che avevo fatto all'inizio, cioè una bella freccia di fuoco qui per poter lasciare finalmente questa stanza. Bene. Adesso questa porta ci riporta a quella stanza dove vi avevo mostrato per la primissima volta in assoluto il luce key sull'acqua. Zora's Mask e tuffetto. E andiamocene via di qui. Occhio alle mani che se vi prendono, ragazzi, vi trattengono per un bel... proprio per tantissimo tempo. No, qui ho sbagliato. A questo punto sapete che si fa? Torniamo all'entrata. Più semplice. Che mi dia ora un piattro a cercare la strada per tornare indietro. Ma tra l'altro necessità, ritorno all'entrata. Tanti saluti e ciao, no? Va bien, va bien. Direi di salvare, non lo so, magari il DS si spegne per batteria scarica. Ok, dobbiamo ritornare nella stanza tonda, quella lì di prima dopo il vortice. No,
beccata nel momento sbagliatissimo. Bisogna perdere un sacco di tempo e via la Zora's Mask, guarda. Ok. E vai, si continua per questo tempio di cacca, che neanche in questa parte lo finiamo. Che palle sto tempio. Se questo tempio è così, aspetta di vedere lo Stone Tower Temple, ragazzi, probabilmente ci passerò il resto dei miei giorni. Molto bene, Zora's Mask, adesso ci tuffiamo sulla stanza nel fondo. E dai, sta pala mi ha preso, ma toh. Giù, eccola lì. Vabbè, a sto punto ci facciamo un giro della stanza a piedi, così, tanto per. Vai, perfetto. Siamo nella stanza finale. Allora, ok, qui c'è un bel casinotto da fare, Vedete questa qui con la bolla? Allora, c'è da, in pratica, cercarla di colpire un po'. No. C'è da liberarla, in pratica, colpendola. Vai! Fatto. Perfetto. Ora, andiamo qui sopra e con l'arco dell'eroe dobbiamo, ecco, tra questi pilastri qui. No, perché devi cadere? Perché? Allora, innanzitutto mettiamoci questa per attirare l'altra fatina, ecco, che abbiamo liberato prima in precedenza. Arrampicati su per il tubo, che problemi c'è? Allora, qui indietro, ecco, come potete vedere qui. Vai. Perfetto. 14esima e 15esima. Per questo tempio con le Stray Fairies è finito. Grazie al cielo. Ora non ci resta che l'ultimissimo interruttore. E finalmente, ragazzi, battaglia contro Gyorg. Però per questa parte vedo che abbiamo fatto abbastanza, quindi vi lascio con l'amaro in bocca. C'ho ancora la Great Fairies Mask addosso. Wow. Ok, ragazzi, apriamo la porta e noi ci rivediamo alla prossima con la battaglia boss di Gyorg, che è verso questo fondale immenso. Ciao a tutti e alla prossima!